Eccola qua, bellissima giornata di sole, beautiful day, sunny day. E dunque, che cosa volevo farvi vedere? Qui siamo in un residence di circa 200 appartamenti. Eccoci qua. Menelaos, abbiamo passato Menelaos, Eracles, Minos. Ogni appartamento ha Stigat, Helios, Mars, no? Ognuno ha, e questo invece è quella lì invece dove c'è la gabbia, è la casa dove praticamente abito io, no? Questa qua, quella lì, no? Quella lì è la casa dove. E qua ci sono tutti gli appartamenti. Ognuno qua può uscire, si può fare la propria griglia, oppure c'è quel gazebo là dietro dove uno si può fare la sua griglia. Ok? Qui c'è il lago, che adesso è ghiacciato. Capito? Qua ci sono altri appartamenti. Visto? La serie è qua, la serie anche là. Giù in fondo c'è un bar. Qui è passato qualche stambecco. Vedere? E qui vediamo tutti gli appartamenti. File di appartamenti. Adesso ovviamente è tutto chiuso. Adesso è tutto chiuso. Però ecco, questi qua sono gli appartamenti. Di fronte abbiamo lo spazio qui per gente che viene a fare ginnastica, oppure qua che vengono a fare la griglia. Su abbiamo visto la palestra. Ecco qua ci sono tutti i, come si chiama? Qui c'è la. Ciao Buchi! Qui ci sono tutti gli appartamenti. Ogni appartamento, ah, questo si chiama Odis, no? Il residence si chiama Odis. E ogni appartamento quindi riprende la. L'Odissea. Comunque ecco, qui abbiamo Hermes, no? Qui Menelaos e poi tutti gli altri. Qui ho dovuto rifare il pezzo del video iniziale perché mi si era fanculizzato il video e quindi ho dovuto rifare. Vieni, Boogie! Capo, vieni! Vedi? Non abbaia, tranquilla. Ecco, adesso quindi ho dovuto rifare il video e qua è inutile che rifaccio l'altra parte, però andiamo a vedere i locking hub della Watts. Dov'è? Vieni Boogie, andiamo a vedere la Watts, vieni. Vieni Cicciolina. La vita è un'arte, difficilotta. Oggi una spinta, domani una botta. Ci vuole tatto, ingegno, energia, perseveranza e molta allegria, perché ridendo l'hanno detto in tanti, anche i cattivi diventano santi. E noi vogliamo a conclusione tutti contenti, senza eccezione. Ma che cazzo dici? Eccoli qua. Ho tolto praticamente quelli della fabbrica, perché erano 4x4 fissi, no? E invece con questi qua si possono girare, così girano e si diventano questi 4x2 e 4x4. Non so se vedi, c'è scritto 4x2 e 4x4. Il problema più grande, proprio che sono stato male, che non ho dormito di notte, è che non si possono più mettere le plafoniere. Capito? Le coperture qua. Fanculo. Comunque ecco, questo qua, quella salita che c'è lì, per esempio, una miserabile salita, se io tengo questi qua sul 4x2, no? Pur mettendo le ridotte, la macchina non sale. Mentre invece tenendolo sul 4x4, ma mettendo però le ridotte
lunghe, ecco che la macchina sale. Sì, è anche vero che ho già fatto 30.000 km con queste ruote, non è che sono il massimo, però. No, no, it's ok. Ecco, comunque questi qua sono i locking hubs inseriti. Li ho comprati qui in Polonia e vanno benissimo, non mi costano come gli AVM, salute, ma fanno comunque la loro parte. Praticamente quando si fa, e allora se vai in autostrada o se percorri una strada normale, lo metti sul 4x2, così ha una trazione minore sull'asse. Mentre invece, e in queste occasioni appunto di neve, fango, no? Ecco che allora lo metti sul 4x4, lo puoi mantenere sul 4x4. Praticamente quello iniziale della fabbrica era perenne sul 4x4. Questo che cosa vuol dire? Che c'è anche un maggiore consumo di benzina. Ora non so di quanto possa essere il maggiore consumo, però che ci risparmierai? Dipende quanti chilometri fai sulla strada normale. Se fai tanti chilometri su una strada, su un'autostrada, allora ecco che il tuo consumo sarà minore. Considerando che questi qua li puoi muovere dal 4x4 al 4x2, capito? E questo è quanto. Salute. Si vede? Vista? Le impronte? Questo è Stambecco, piccolino, ma c'è. Ogni tanto questi passano. Ups. Bene, ecco, questo qua è praticamente la serie dei, il mitico Dedalo al 22. Abbiamo Euridica, lui. Chi è? Electra, mitico Electra, no? Demetra, ogni appartamento ha due piani, e quindi Diana, ecco, uno può uscire, si può fare la griglia. Qua abbiamo il mitico Eros. Questo è un magazzino, non c'entra niente. Quello lì è il gazebo, che però questo qua si possono fare sia le feste che richiederlo per fare delle grigliate. Alla sera si vuole, uno alla sera si vuole fare la grigliata, tac, si fa la grigliatina. Qua abbiamo l'altra serie di appartamenti. No? Qua abbiamo un'altra serie di appartamenti e qua giù ne abbiamo altri, visto che qua, ecco, questi qua sono a due piani, no? Ed hanno il balcone. Dentro c'è una piccola cucina. Ecco, e qua abbiamo gli altri appartamenti che danno sul lago, no? Due piani anch'essi. Attenzione, attenzione. Ok. Capito? E questo da sul lago, il disco bar. Qui abbiamo anche la palestra di roccia. No? Questo ovviamente funziona solo d'estate. E anche il percorso di guerra, anche perché chi vuole poi può fare paintball, no? Da divertirsi, è molto divertente. E questo punto da qua, cioè da qua da Tresna praticamente, l'ho fatta con la Vespa. Aspetta, ecco,
da qua, da Tresna, fino a Venezia, con la Vespa 125 PX. Andata fino a Venezia e dopo Livigno, e dopo da Livigno di nuovo fino a Tresna. È stata abbastanza dura. Però per chi vuole organizzare un viaggio con la Vespa, ecco qua, di nuovo gli stambecchi. Guarda. Visto? Stambecchi. Guarda. Tac. Tac. Hai capito? Infatti si sono mangiati tutte le cosine qua, le palline rosse. Vediamo. Stambecco, stambecco. E ieri c'era anche l'impronta del lupo. Giù di là, da quella parte là. Era, fammi vedere. Guarda. Stambecco. A vedere, vabbè, facciamo qua, come si chiama, guarda, tac tac, questi sono gli stambecchi che girano da queste parti, ogni tanto passano. E cosa voglio dire, qui c'è anche il campo di pallavolo, no, con la sabbia, e piano piano andiamo su verso la palestra. Non si sta male, si sta molto bene. Proprio per la libertà che c'è all'interno di questo residence, nel senso che se vuoi andare a mangiare al ristorante puoi andare a mangiare al ristorante quando è aperto, adesso è chiuso, e altrimenti ti puoi far da mangiare dentro le casette. Tornando con la Vespa, al tempo io avevo organizzato il viaggio però dalla Polonia. E avevo chiesto anche a diversi vespisti per fare il viaggio dalla Polonia e venire in Italia. Nessuno ha voluto aderire. Mosci, mosci! L'ho fatto da solo, attraversando le montagne dell'Austria di notte. Praticamente ci ho messo, sono partito alle 7 del mattino e sono arrivato alle 10 del mattino del giorno dopo a Venezia. È stata il mattino, è ok, bello, ma la notte, fuck, la notte attraversare le montagne, ovviamente è tutto in strada normale, beh. Ok, ecco, no? Capito? Qui abbiamo il gazebo per fare le griglie, o se uno vuole fare il chill out. Anche a volte funziona anche come discoteca. E, là abbiamo visto, c'è il campo di pallavolo, che però adesso è innevato. Lì, nel lago si possono fare sia i corsi di windsurf. E laggiù c'è la bandiera, adesso è tutto chiuso, chiaro. Si possono fare i corsi di windsurf oppure semplicemente prendere una barca e attraversare la barca, con la barca il lago. Ci sono dei pesci gatto da paura. Ed eccetera. Qua c'è la zona per fare ginnastica. Qui c'è la zona dei bambini. Il castellino. No? Zona per fare ginnastica, vista del lago, zona, area gioco per i bambini, gioco che poi è anche palestra, ma loro non lo sanno, ci giocano, poi più avanti diventa palestra. Scivolo. Ok, adesso questa che c'è qua è la reception, bar e ristorante, molto accogliente, ovviamente la cucina è rigorosamente polacca, se qualcuno vuole quella italiana, ecco che entro in campo, e quindi se uno vuole la cena italiana, gli organizzo la cena italiana. Questa è l'area di sport,
Ora non so se è aperta, non mi sono preso le chiavi. Comunque si può, c'è la pallacanestro, no? Regolamentare per pallacanestro. I bagni. Ecco. E qui è la palestra, sia per pallacanestro che per calcetto. Qui tutte le regole, no? Metti sta cazzo di mascherina e bla 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 bla. E cos'altro? Beautiful day, today. Ma anche quando nevicava, molto bello. Carpe diem, cogli l'attimo anche quando nevica, va bene. Poi se uno vuole si può fare il fuoco, sia qua in questo gazebo, no? Visto che c'è il cancaminin, si può fare il fuocherello, dentro c'è lo spazio. Oppure giù verso il lago, anche lì si può fare il fuoco. Quindi chi si porta dietro la chitarra si fa la sua strimpellata. Qui è appena caduta tutta la neve dal tetto. Si è sentito veramente una valanga. E questa qui è la casa dove praticamente abito, no? E là ci sono altri appartamenti, ovviamente la nostra casa è più grande che un appartamento. L'appartamento ti ospita per una settimana, 2 settimane. Noi qua ci abitiamo, quindi lì abbiamo la nostra casetta rifugio per la legna, scorta della legna. Qui una volta, dove c'è questa retina delle farfalle, c'era un laghetto con i pesciolini rossi. Purtroppo i pesciolini rossi, cioè purtroppo c'è stata una rottura del tubo e quindi via. Ciao pesciolini, ciao acqua, goodbye laghetto. Ecco, abbiamo fatto un piccolo giro, un percorso, sopra c'è un ampio parcheggio. Ci stanno quelle 50 auto, ci stanno. Cos'altro? Non so, non mi viene in mente altro. Questa è tutta la palestra, visto che è bella grande, eh. Ed eccetera, e questo è quanto. Qui si è immerso proprio nella natura, nel bosco. Ah, non solo, ma qua poi ci sono anche delle passeggiate da fare nel bosco e poi c'è la montagna qua vicino. Dove vanno anche a fare i salti, come si chiama? Il ski jumping, no? La zona è tutto intorno anche molto bella, conviene fare un giro e vedere cosa butta. Va bene, that's it, signori.